Per me l'11 settembre è stato un grande trauma. Devo dire che nella mia vita due sono stati grandi eventi storici che hanno creato due cesure proprio nella visione del mondo. Quella della caduta del muro di Berlino, io ero là, e l'11 settembre. Nel primo caso il seguito è stato la nascita di un noi più grande. E poi ci sono tutti gli anni 90 dove anche le scienze si sono unite in una transdisciplinarietà, sono stati anni meravigliosi dove il mondo si univa nel linguaggio anche di questo grande noi, mentre con la caduta, l'atto terroristico delle Torri Gemelle, il mondo si è proprio separato. Io ricordo, ero ai primissimi giorni del mio lavoro, il nuovo lavoro, ero stata assunta dall'Università di Milano, Scienze Politiche, quindi ero appena entrate in servizio e quelle immagini, abbiamo assistito in diretta alla caduta proprio della seconda torre, non ci si rendeva conto se non capivamo che c'era qualcosa che avrebbe cambiato irrimediabilmente la storia e la nostra vita. Poi la sera Milano era spettrale, sugli autobus nessuno parlava e tornando a Trento avevamo ospite al teatro una compagnia statunitense e lì abbiamo dovuto dare un sostegno psicologico perché molti di loro per alcuni giorni rimasero senza notizie dei propri cari che vivevano proprio a New York. Quindi siamo entrati in contatto anche proprio con la realtà. 3.000 vittime, poi lo abbiamo saputo dopo, però è stato proprio con loro che ci siamo resi conto dell'effetto. Ma devo dire da linguista, dopo l'11 settembre, anche il linguaggio politico, i discorsi politici sono cambiati tremendamente, cioè il noi e il loro. È nata proprio una disciplina sociolinguistica nell'analisi dei discorsi politici sul noi e sul loro. E il mondo è stato separato, si è parlato di guerre e di civiltà, in realtà non c'entravano le civiltà, non c'entravano i popoli, c'entravano i terroristi, era un atto terroristico, però quei 10 anni che sono seguiti hanno segnato veramente la nostra storia nelle relazioni internazionali, nel vedere e soprattutto hanno segnato la storia di una parola, convivenza, hanno cambiato completamente quel concetto e io credo oggi siamo ancora lì a ricucire. Siamo ancora lì a trovare nuovi collegamenti, nuove tessiture tra i popoli, consapevoli che dobbiamo ritornare a un noi che però non è omogeneo, non è come un mantello di Arlecchino, come diceva il grande filosofo Serre, che parlava proprio di un mantello di Arlecchino, di un noi meticciato. Ecco, noi stiamo costruendo questo, ma questi due grandi eventi, sono due soglie, sono due cesure nella storia che ci devono insegnare come veramente il noi e un loro devono trovare un collegamento, devono stare dentro una stessa dimensione e una stessa storia.